l'anno del gallo. Del l'anno topo. Del gallo. Del topo. Il 2005 è iniziato con molte altre morti per influenza in Vietnam. In due casi il virus è stato contratto per aver mangiato budino di sangue d'anatra crudo, una prelibatezza locale che si gusta nelle occasioni di festa. Mamma mia! Cari amici, fidati dei cinesi, fidati del corpo giallo. Amici, questo è un libro del 2008, del 2005. Io l'ho acquistato nel 2008. Vedete che le cose sono sempre le stesse. Le analisi hanno dimostrato che il genotipo Z era divenuto endemico nelle centinaia di migliaia di anatre e oche che girano nei cortili delle fattorie vietnamite e sono costantemente a contatto con polli, maiali e bambini. Che vuoi fare? E anche animali selvatici. E appunto, che ci vuoi fare? Ma la loro vita è questa. È sempre un problema di igiene. Comunque sì, ma insomma... Visto che nelle anatre l'influenza in genere è asintomatica, come quella, vedi, come quella che riscontrano negli italiani, allora siete tutti anatre. Non c'era un metodo ovvio, a parte le analisi del sangue che richiedevano tempo ed erano costose, per distinguere gli uccelli infettati da quelli sani. Gli sforzi disperati del Vietnam di contenere l'epidemia abbattendo i volatili in modo selettivo furono compromessi dalla comparsa di questo serbatoio silenzioso. Le autorità del posto, disorientate, ricorsero quindi a espedienti discutibili. Mentre si avvicinava la capodanno vietnamita, Tet, la polizia antisommossa istituì check points intorno a Ho Chi Minh per impedire l'afflusso di volatili infetti. Ho Chi Minh è la città capitale. La città capitale che il nome, in ricordo del grande condottiero Ho Chi Minh. Per impedire l'afflusso di volatili infetti che si attendeva in occasione dei festeggiamenti. Noi ci stiamo aspettando che, visto che se c'è una città sporca nel mondo, questa è Roma, fra poco qualcuno prenderà la decisione di mettere checkpoint a tutti gli ingressi di Roma e al comando delle guardie i parenti dell'attuale ministra, sindaca. Il 1 febbraio le autorità municipali ordinarono anche il massacro di tutte le anatre della città. Adesso non hanno ammazzato i cignali? È la stessa cosa. Una mossa che l'esperto olandese di influenza Jan de Jong denunciò in quanto davvero priva di senso. E gli disse a un giornalista americano che il solo modo per fermare il focolaio in Vietnam sarebbe stato l'abbattimento pressoché totale di tutti i volatili della regione e la riduzione dell'allevamento avicolo per molti anni. Solo cosa che le anatre selvatiche fanno 4-5 mila chilometri due volte l'anno, esatto. E vanno contagiando un po' tutto il mondo. Quindi... Tant'è vero che per spaventare, io ricordo benissimo la cosa, perché all'epoca mi interessavo, facevo parte di una commissione accreditata presso l'Istituto Superiore di Sanità, mi interessavo di quanto veniva pubblicato sui giornali e ricordo che fu pubblicato con grande risalto che in un laghetto qui della provincia di Roma era stata trovata un'anatra morta. Tu non te lo ricordi? No. Con grande risalto. Trovata un'anatra morta! Come se le anatre fossero eterne, non morissero mai. Ma sicuramente le ha sparato un cacciatore. E questa qui, ferita, ha continuato a volare finché non è morta.
A noi ribatté giustamente che aveva bisogno di aiuti internazionali più consistenti per sostenere la propria rete di sorveglianza e per risarcire i contadini i cui banchi di polli venivano abbattuti. La nazione era troppo povera per permetterci di distruggere una parte vitale della sua economia di sussistenza senza ottenere un risarcimento da parte delle nazioni ricche, per conto delle quali le veniva richiesto di fare da scudo contro l'epidemia. Gli esperti di influenza stranieri che lavoravano in Vietnam, non gli esperti sull'influenza, ma quelli che vengono chiamati gli esperti di influenza, quelli che influenzano le popolazioni attraverso discutibilissimi metodi psichiatrici. Gli esperti di influenza stranieri che lavoravano in Vietnam fecero eco all'appello del ministro dell'agricoltura Cao Duc Phat il 2 febbraio, chiedendo aiuti internazionali che fossero davvero significativi. Scrivendo sul New York Times, Anton Reichner, rappresentante della FAO in Vietnam, con pochi peli sulla lingua, e Hans Tredson, suo omologo per l'OMS, sottolinearono che se il focolaio di H5N1 si fosse verificato in un paese povero dell'Europa, su di esso si sarebbe riversato un flusso enorme di denaro e medicinali. Attenzione a questa frase, perché non è stato così. Forse quelli che hanno caricato la questione sul contagio in Italia pensavano di fare dei soldi. Non è vero, questi soldi non ci sono stati. Gli soldi promessi dai governanti agli italiani non sono stati dati. Nel caso dell'Asia, la comunità internazionale non è riuscita a mettere insieme abbastanza soldi per finanziare né le misure veterinarie e di pubblica sanità di cui c'è disperato bisogno, né la ricerca sui vaccini. Nel corso di una precedente intervista concessa a Nature, il dottor Jeremy Farrar dell'unità di ricerca dell'Università di Oxford a Ho Chi Minh si è scagliato contro il comportamento dilettantistico degli scienziati occidentali. Non è un comportamento dilettantistico, ma affaristico, è un'altra cosa. Quando c'è un problema tutti si intromettono, crea un certo grado di devastazione. È quello che succede in Italia oggi. Abbandonano la scena e non si lasciano alle spalle nulla per cambiare la situazione. Escluse però specificatamente dalle sue critiche i ricercatori del St. Jude e l'eccellente team di Hong Kong. Tant'è vero che anche oggi c'è stata una questione a Hong Kong, cerchiamo di ricordarcelo. Incredibilmente parte della carenza di aiuti molto probabilmente fu dovuta alle pressioni legate all'industria avicola occidentale. Riferendosi ovviamente all'amministrazione Bush, a metà gennaio Nature si era proclamata contraria alla mentalità del proibizionismo che impediva l'invio di aiuti veterinari in Vietnam. I governi ricchi sono poco inclini ad accrescere la capacità dei paesi poveri di controllare i virus animali, in quanto ritengono si tratti di assistenza economica e non di aiuti umanitari. Il primo punto all'ordine del giorno dell'incontro del Consiglio direttivo dell'ONU il 25 gennaio fu il disastroso tsunami dell'Oceano Indiano, ma molti pensavano anche alla situazione dell'influenza in Vietnam che stava peggiorando. La segreteria aveva diffuso istruzioni sulla preparazione alla pandemia che avvertivano che l'attuale
situazione potrebbe essere simile a quella che portò alla pandemia del 1918. Con questo direi di concludere dicendo che questo richiamo alla pandemia del 1918, che è un richiamo terroristico, è stato ampiamente utilizzato anche il giorno d'oggi. Allora, volevo solo in conclusione aggiungere due parole su queste notifiche che ho ricevuto stamattina, in cui a distanza di mezz'ora l'una dall'altra i nostri cari valenti e validi piedi piatti mi hanno fatto due verbali, uno alle 13.37 del 10 di ottobre e uno alle alle ore 14.58, cioè un'ora e mezza dopo. Questo per dire che la solerzia non manca ai nostri validi agenti di polizia giudiziaria. Se il problema, una solerzia da sbirro è sempre presente. Ma il problema è un altro, è che dovrebbero fare un'azione molto semplice, cioè rifiutarsi di obbedire a degli ordini palesemente incostituzionali e viceversa mettersi a disposizione del magistrato per appurare nel dettaglio le responsabilità di questi ordini. Viceversa questi signori non lo sanno, pure se stamattina andando a ritirare queste cose qui, parlando con il maresciallo, ho detto: ma lei lo sa che sta lavorando per la grande finanza internazionale massonica mafiosa e che quello che sta facendo lei è contro il diritto degli cittadini italiani? E mi ha detto: sì, lo sappiamo, ma purtroppo non possiamo farci niente. E io ho detto: no, lei, come tutti i suoi colleghi, può fare, può semplicemente andare dal magistrato, come ho già detto, verificare la veridicità di quello che le dico e far procedere a incriminazione di questi signori qua, cosa che noi ovviamente adesso controdedurremo certo, il ricorso. Ricorrendo al prefetto e al governatore, che ovviamente non farà niente, ma noi comunque ce ne strafottiamo della sua inazione, della sua collusione e della sua corruzione, e faremo in modo di portare avanti in qualunque modo, in qualunque sede, il tentativo di condanna verso questi signori. Questa era la notizia di oggi. Ringraziamo il valido e sempre presente al nostro fianco Giorgio Vitali, che adesso sta prendendo un sole che è molto più terapeutico di tutte le terapie inventate da questa gente. Esatto, il grande Dio Sole, ricordiamocelo sempre. Bene, ciao a tutti. Padre del grande Priapo. Sempre so long. Sempre.